Una cosa proverei a chiederla, magari anche per fare da ponte tra un argomento e l'altro, no? Sì. Non so se su questo il direttore è d'accordo, però il fatto che non si riesca a mettere mano a questo tema annoso e che riferimento ha con la guerra? A mio avviso il trade union è la sindrome di nanismo di cui sta soffrendo la politica ormai da tempo. Non so cosa ne pensa il direttore e sarei molto curioso di confrontarmi con lui, di sapere cosa ne pensa, ma mi pare che sia l'ennesima prova di come la politica stia sempre più succube di altri poteri, così come non riesce a evitare le invasioni di campo da parte della magistratura, così anche sulla guerra mi sembra che ci sia un tirare a campare. Paradossalmente mi sembra che abbiano avuto più rilevanza le decisioni di soggetti privati, cioè per esempio delle aziende che hanno lasciato la Russia o di chi ha contribuito a creare delle sanzioni economiche. Ma guarda, noi il legame credo sia proprio quello, cioè ci siamo illusi come italiani che un paese può fare a meno della politica, perché in politica sono tutti ladri, perché tutti ci mangiano, perché uno vale uno, perché c'è un'elite che non fa un cazzo da mattina a sera, che va battuta, tutte cazzate. Un paese non può stare in piedi senza politica. Non è vero che tutti i politici rubano, ci sono dei ladri, come ci sono tra i magistrati, tra i giornalisti, tra la roba, ma non è che... questa ondata di prima di anticasta, perché si è poi trasformata in populismo, ci ha fatto credere che appunto che il famoso uno vale uno con cui i grillini hanno preso il 34% alle elezioni e poi si è visto quanto valeva uno a uno. E allora ci si è illusi anche, e questo non è colpa solo dell'Italia ma anche del globalismo, che Francia o Spagna purché se magna, noi questo siamo particolarmente esperti. Quindi che fare affari con la Cina, con la Russia, con l'America, con il tizio, la stessa roba, basta che si faccia affari. No? Ecco, poi ti svegli una mattina e scopri che così non è, che un paese che da più di 20 anni non ha una politica estera è un paese che non conta un cazzo e che non può contare un cazzo. Perché un paese che non ha una politica, tra l'altro un paese che non ha una politica estera non può neanche avere una politica interna. Ma questo vale per tutti. Tu prendi il centrodestra, nel Parlamento europeo sono in 3 gruppi diversi ostili tra di loro. La Meloni è diventata atlantista. Salvini è amico di Putin ma non è europeista, Berlusconi è super europeista, super atlantista ma anche un po' amico di Putin, un partito sta con la Le Pen, è contento se domani vince la Le Pen l'elezione e l'altro partito no. Non parliamo della sinistra, poi tra l'altro oggi dire sinistra non si capisce più di cosa stiamo parlando, perché stiamo parlando di Letta, stiamo parlando di Battista, stiamo parlando di Conte o stiamo parlando di Calenda, cioè no? E anche lì in politica estera ognuno ha i suoi referenti, ognuno ha le sue strategie. Ma tu l'hai detto bene all'inizio, è indimostrabile, ma quello è anche il motivo perché non riusciamo a riformare la giustizia. Perché c'è il famoso detto, chi non ha politica estera non può avere politica interna. E se non hai politica interna è l'unico obiettivo della politica è governare, ma governare per fare cosa? Con chi? Con che alleanze internazionali? Con che obiettivi? Invece ormai è 20 anni che l'importante è vincere le elezioni. Poi tra l'altro è 20 anni che non le vince nessuno. Tra l'altro. E non sarà un caso. E non sarà un caso. No? L'importante è vincere le elezioni. Poi vedremo. No? E quindi si torna al nocciolo. Al nocciolo. Senza politica un paese non sta in piedi o non progredisce. Però attenzione, se siamo senza politica, è anche perché gli elettori sono molto, molto, molto distratti. Perché è facile poi continuare a protestare, e questo non funziona, e quello va, e quello su, e poi quando si va a votare, o non vai a votare, o vai a votare in base al fatto che uno vale uno. Anche gli italiani, secondo abilità, ce l'hanno nel disastro a cui stiamo assistendo, perché insomma... Non è che possiamo chiamarci fuori sempre e comunque, no?
si va a votare il 30%, 40%, e di quel 40% il 30% vota uno vale uno, vabbè, allora teniamoci sta Roma e finiamola lì. Scusate Molto chiaro. lo sfogo, Molto chiaro. No, Molto chiaro. io mi trovo abbastanza d'accordo, nel senso che credo che.